Una è una stampante, l'altra no. Oggi vi parlo di un kit di AnyCubic che potrebbe semplificare il processo di stampa a resina. Quella che state vedendo è la AnyCubic Photon Zero stampante 3D a resina entry level, perché è una delle stampanti a resina più economiche attualmente sul mercato. All'interno della confezione, oltre alla stampante, troviamo alcuni accessori, tra i quali delle chiavi a brugola necessarie per effettuare la prima calibrazione del piatto, calibrazione che è semplicissima da eseguire e richiede davvero pochissimi minuti. Troviamo anche dei filtri che sono utili per recuperare la resina eventualmente avanzata all'interno della vaschetta, dei guanti, una mascherina e anche una chiavetta USB. Chiavetta che al suo interno contiene alcuni file di esempio, il manuale che comunque è presente anche in versione cartacea e lo slicer Photon Workshop. Slicer necessario per poter utilizzare in questo caso la AnyCubic Photon Zero, dato che non è possibile, almeno allo stato attuale, utilizzare uno slicer differente, dato che i file di stampa purtroppo sono proprietari. La calibrazione, come vi dicevo, è facilissima da eseguire, richiede pochissimo tempo, ma è comunque ben spiegata anche sul manuale presente all'interno della confezione. Altro consiglio da darvi sulle stampanti a resina prima di eseguire una stampa è quello di verificare che la stampante sia livellata rispetto al piano di appoggio. Sono presenti infatti quattro piedini regolabili che ci permetteranno di livellare la stampante rispetto al piano di appoggio. Questa operazione è utile perché eviterà che la resina all'interno della vaschetta si accumuli su un lato di essa, evitando così problemi durante la stampa. È presente inoltre un sistema di sicurezza per il coperchio. Infatti sulla parte posteriore della macchina è situato un sensore a raggi infrarossi. In questo modo, alzando il coperchio, si interromperà automaticamente la stampa e una volta riposizionato la stampa ripartirà automaticamente. Funzione che comunque è possibile disabilitare dal menu della stampante. Ma veniamo a qualche caratteristica tecnica della AnyCubic Photon Zero, partendo dal volume di stampa. Il volume di stampa di questa stampante infatti è di 97x54 mm x150 mm di altezza. Rispetto ad altre stampanti a resina, effettivamente questo volume di stampa potrebbe risultare un po' ridotto. La risoluzione del display LCD è di 854x480 pixel e la risoluzione massima sugli assi X e Y è di 115 micrometri, mentre la risoluzione dell'asse Z è di 0,01 mm. La vaschetta è completamente in plastica, ha un sistema molto più semplice e veloce per poter sostituire il FEP rispetto ad esempio ai modelli precedenti sempre di AnyCubic. Inoltre è presente una scala graduata che ci permette di poter verificare la quantità di resina all'interno della vaschetta. Ho quindi effettuato alcuni test di stampa e questo è il risultato. I risultati di stampa non sono affatto male per la risoluzione di questa stampante. Probabilmente mi aspettavo qualcosa in più, ma dato il prezzo non ci si può lamentare, perché la AnyCubic Photon Zero viene venduta a un prezzo che varia intorno ai 150 euro, ma si può
trovare anche a qualcosa in meno. Una volta terminata la stampa, almeno per quanto riguarda le stampanti a resina, non abbiamo terminato, perché oltre a pulire la stampante dai residui di resina ed eventualmente anche a svuotare la vaschetta, dovremmo eseguire alcune operazioni di post-produzione sul modello stampato. Occorrerà quindi lavare il modello con specifici detergenti oppure con alcol isopropilico o con semplice acqua per quanto riguarda le resine lavabili, e successivamente al lavaggio occorrerà una fase di indurimento ulteriore chiamata curing, andando quindi a irradiare il pezzo con luce ultravioletta. Ed è proprio in questo momento che entra in gioco la AnyCubic Wash and Cure. All'interno della confezione, oltre alla macchina, troviamo anche un pratico contenitore graduato da 3,5 litri completamente ermetico. Altra particolarità di questo contenitore è che sul fondo è presente una girante che verrà azionata magneticamente. È presente anche un cestello dove poter riporre i modelli da lavare e anche un supporto che ci permetterà di poter agganciare direttamente il piatto della stampante. Purtroppo il supporto non permette di poter agganciare il piatto della AnyCubic Photon Zero, ma a quanto pare solo i piatti dei modelli precedenti, e non ho ben capito questa scelta da parte di AnyCubic. Non è comunque un grosso problema, perché su Thingiverse si possono trovare degli adattatori da stampare per poter utilizzare anche il piatto della Photon Zero sul supporto della Wash and Cure. Infine è presente anche un piatto acrilico che ci permetterà di poter posizionare il modello nella fase di curing. È presente anche un manuale di istruzioni, ma utilizzare la Wash and Cure è davvero molto semplice. Quello che potremo fare sarà infatti impostare una delle due modalità, cioè il lavaggio o il curing, e impostare un tempo che varia da 2 minuti fino a un massimo di 6 minuti. Sono presenti poi inoltre i due tasti di start e stop. Così come per la Photon Zero, anche la Wash and Cure presenta un meccanismo di sicurezza per il coperchio. Infatti è presente un sensore infrarossi sulla parte posteriore della macchina. In conclusione, consiglio la AnyCubic Photon Zero? Beh, sì, ma con un asterisco. Se siete alla ricerca della vostra prima stampante a resina, se siete interessati magari a provare questa tecnologia e soprattutto non avete esigenze particolari per quanto riguarda l'area di stampa e il dettaglio di stampa, allora la AnyCubic Photon Zero potrebbe fare al caso vostro, perché, come vi dicevo, è una delle stampanti a resina più economiche che si possa trovare attualmente sul mercato. In caso contrario, però, sarebbe meglio orientarsi su altri modelli. Per quanto riguarda invece la AnyCubic Wash and Cure, beh, promossa a pieni voti. Sia che voi non abbiate mai utilizzato una stampante a resina, sia che ne possediate già diverse e abbiate già un po' di esperienza, una volta provata la Wash and Cure, secondo me non tornerete più indietro. La Wash and Cure rende davvero molto più semplice tutto il processo di post-produzione della stampa a resina. E dato il costo davvero molto accessibile, la consiglio vivamente a tutti i possessori di una stampante 3D a resina. Direi che con questo è tutto, vi ricordo che se volete potete anche seguirmi su Instagram e su Telegram. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, se avete dei dubbi o delle domande lasciate un commento, se vi va iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!